Oggi è un giorno importante per l'industria italiana, per l'industria toscana, per l'industria del nostro territorio. Fonderies for future, il futuro è solare. Questo non è uno slogan, è la realtà a cui è dato vita Fonderie Valdelzane. Siamo qua per raccontarvi questa giornata con i diretti protagonisti partendo dalla voce di chi ha scritto la storia di Fonderie Valdelzane, sono con il dottor Roberto Gerbi. Allora, una giornata importante, una Svolta importante, un nuovo ponte eh, di futuro per Fonderie Valdelsane. Ci racconta come è nato questo progetto, cosa rappresenta per l'azienda. L'azienda eh, si è, diciamo, eh, fin dall'inizio ha puntato sulla qualità, ha puntato sull'espansione eh, diciamo, dei mercati. Fortunatamente eh, questi obiettivi li ha raggiunti, ma era necessario pensare molto anche all'aspetto della sostenibilità. Quindi da, da tempo, eh, pensiamo nel 2014, noi ci siamo certificati ISO 14.000 EMAS e da, quindi, da, fin da quel momento lì abbiamo puntato molto a pensare come poter rendere una fonderia green green una fonderia forse non lo sarà mai però possiamo fare molte cose che possono in qualche maniera andare a migliorare l'aspetto dell'ambiente di lavoro e l'ambiente dal punto di vista diciamo, degli inquinamenti le emissioni in atmosfera e anche l'aspetto eh, diciamo, pulito eh, pensiamo che noi si partiva da Colle Valdelsa con i forni a carbone siamo arrivati a Monterigioni con i forni a gas e forni elettrici, soprattutto oggi abbiamo forni elettrici. Quindi era necessario in qualche maniera puntare anche su quello che è eh, eh, diciamo l'energia pulita. E di conseguenza abbiamo puntato a fare un impianto fotovoltaico ed è quello che stiamo inaugurando oggi che ci consentirà di avere diciamo così, almeno il 35% del nostro fabbisogno da noi prodotto con, con il solare e quindi con l'energia pulita. Il traguardo di oggi, Presidente, ci ricorda eh, quello che è sempre stato un mantra qui in Fonderie Vol del San, ricerca e sviluppo, una continuità su tanti traguardi raggiunti, oggi quello dell'energia green, ma questo è stato un percorso sempre in crescendo in questa azienda. Sì, eh, fin dal nostro arrivo nel nuovo stabilimento a Monte nel 90 eh, abbiamo, diciamo, ci siamo resi conto di essere in grado di poter affrontare il mercato internazionale. Di conseguenza eh, abbiamo puntato molto su quello che poteva essere l'aspetto qualitativo proprio perché eh, l'internalizzazione poteva essere fondamentale, diciamo così, poter dare delle garanzie maggiori. Nel 1996 ci siamo certificati ISO 9000, sempre siamo stati la prima azienda in provincia di Siena, sempre per la, la ragione appunto di affrontare un mercato internazionale sempre più lontano. Eh, nel, nel 2014 ci siamo certificati ISO 14000 EMAS, proprio perché puntiamo molto anche all'aspetto della sostenibilità. Eh, oggi siamo arrivati appunto a questo impianto fotovoltaico ma è solamente diciamo una delle tante cose che eh, abbiamo fatto per esempio sempre legate all'aspetto ambientale noi abbiamo un impianto di lavaggio di, di acque di prima pioggia e le acque vengono tutte dopo la filtrazione riutilizzate per il ciclo di produzione eh, abbiamo un eh, montato, un impianto di eh, di, per la produzione dell'aria compressa che ci dà la possibilità di recuperare il calore per quanto riguarda le, le acque di, le, delle docce dei dipendenti e del riscaldamento dell'ambiente appunto spogliatoi Quindi un'attenzione a 360 gradi vorrei tornare su, su un ultimo eh, tema gli ultimi eh, anni eh, sono stati anni ovviamente per qualsiasi impresa complessa, a maggior ragione anche proprio per il vostro settore, il Covid, lo scenario internazionale, la situazione della Russia, il tema delle materie prime. L'azienda ha sempre tenuto però fede ai suoi impegni, la barra dritta ha fatto un percorso comunque sempre di crescita, di sviluppo all'estero, lo racconteremo anche con Stefano. Questi sono traguardi che immagino per tutti voi siano elemento di grande orgoglio. Sì, sono elementi di grande orgoglio perché io ricordo quando noi abbiamo iniziato il, 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 diciamo ad esportare, eh, naturalmente abbiamo iniziato, sono stato proprio personalmente io a occuparmi di questo, abbiamo iniziato con i paesi vicini, quindi la Francia, la Germania, la Spagna, il Portogallo. Eh, con, eh, negli anni l'organizzazione commerciale è cambiata. Eh, è arrivato appunto Stefano mio figlio che eh, cura, in è il direttore commerciale dell'azienda e oggi eh, possiamo dire che eh, tocchiamo i quattro continenti eh, ed esportiamo in tanti paesi ma poi lo voglio lasciare dire a lui quanti <ride> Allora io ringrazio intanto Roberto Gerbi, noi continuiamo questo viaggio in questo racconto dedicato a Fonderie Val del Sane. Una grande energia a 360 gradi, così potremo raccontare Fonderie e Valdelsa nella sua storia. Oggi stiamo raccontando questo passaggio importante, Fonderies for Future, il futuro è solare, questo investimento grandissimo che l'azienda ha fatto sul green per coprire una larga fascia dei suoi fabbisogni con l'energia solare. Ce l'ha ben raccontato il presidente. Noi adesso siamo in compagnia del direttore commerciale Stefano Gerbi. La persona che porta i prodotti di fonderia Valdelsane nel mondo. Allora, un mercato che è partito dall'Europa, si è esteso e ormai è diventato, grazie al tuo lavoro, globale, Stefano. Fortunatamente sì, devo dire che sono tra i commerciali più fortunati che ci possono essere perché eh, portiamo in giro un prodotto ben riconosciuto da eh, ogni industria vetraria a livello mondiale. Noi abbiamo già eh, 36 paesi eh, dove esportiamo direttamente. Eh, ormai diciamo che l'Europa è un territorio di casa, e da diversi anni stiamo intensificando un'esportazione rivolta a paesi al di fuori dell'Europa. Adesso siamo presenti in ogni continente. Eh, il nostro prodotto è un qualcosa che eh, oltre a dare eh, delle eh, caratteristiche qualitative migliori al vetro riesce anche ad ottimizzare le performance di quelle che sono la produzione vetraria. Questo eh, fa sì che eh, il nostro compito fondamentale sia quello di trovare qualcuno che ci dia la sufficiente fiducia per eh, provare e verificare che quello che commercialmente possiamo proporre ha un riscontro oggettivo in quello che, che stanno facendo. E devo dire che insomma delle soddisfazioni sono arrivate perché abbiamo iniziato un, un percorso abbastanza lungo perché poi insomma, trovare persone che danno fiducia ad una fonderia eh, di 50 persone, 60 persone che... Eh, se ne trovano da, da qua al Brasile, da qua all'India e magari proponiamo, soprattutto in paesi asiatici, un qualcosa che ha circa 4-5 volte il valore di quello che, sono che stanno normalmente acquistando. È un pochettino diciamo, spiazza, però diciamo che una volta entrate, fatte le prime prove, verificati i dettagli eh, eh, e, e le ottimizzazioni che possono derivare. Diciamo, il, la strada è abbastanza spianata. E negli ultimi anni l'India per dire è un paese che ci sta dando enormi soddisfazioni. Siamo entrati, abbiamo mirato eh, produttori di profumeria come diciamo, eh, Focus, eh, sì, la Focus Area, il focus attenzionale è stato rivolto là perché è molto ben evidente che alla fine della linea produttiva una comparazione oggettiva di, di due prodotti, prodotti con il nostro materiale piuttosto che con fornitori locali, è come distinguere, non lo so, il cristallo da, dal vetro... La differenza è notevole. È ben notevole. Poi eccoci ci sono tutti questi processi di ottimizzazione che ci fanno estendere, ci fanno creare anche un tessuto di... Eh, advertisement da parte della vetreria stessa che è senz'altro una strada che paga molto di più rispetto a pubblicizzare su una rivista o su una fiera internazionale. Questo percorso, eh, il ritorno al tema di oggi, il Green, la sfida del Green, un percorso che ha avuto tante tappe, è stato un eh, crescendo che l'azienda ha portato avanti, è un elemento che anche a livello commerciale immagino sia un biglietto da visita importante. Beh, diciamo che eh, questo genere di attenzioni eh, siamo, per vari motivi, eh, naturalmente predisposti a seguirli. Siamo ben consci di quello che sta succedendo intorno al mondo e vogliamo far parte di un cambiamento. Eh, adesso eh, come ehm, le grandi aziende per cui lavoriamo, perché poi abbiamo molta frammentazione, quindi piccole vetrerie, ma anche grandissimi gruppi che superano eh, grandemente i 500 milioni di fatturato, quindi hanno già un'impronta un carbonio da monitorare che penalizza eh, se non rispettata anche un, da un punto di vista tassativo quindi questa eh, volontà è un po' duplice diciamo eh, da un lato quello di voler far parte di un cambiamento e rendersi conto che bisogna cambiare e dall'altro ecco anche uno specchietto commerciale perché che si può riutilizzare in fase di, di vendita. Un percorso, Stefano, quello dello sviluppo dei mercati internazionali eh, che ha rappresentato sempre una sfida. È una sfida, il tuo lavoro ogni giorno ti porta a una sfida eh, globale. Un ruolo importante lo hanno sicuramente il mondo delle, eh, delle esposizioni, il mondo delle fiere, eh, mondo che, eh, su cui voi siete sempre stati presenti. Sì, già mio padre dal 1992 ha iniziato con la fiera internazionale che anche ad oggi è rimasto il riferimento mondiale, eh, si sì, sì, tiene in Germania, a Düsseldorf, è una biennale, e poi da quel momento, diciamo prima, eh, prevalentemente in Europa, quindi Francia, Turchia, eh, Spagna, e poi allargandosi abbiamo esposto in, negli Stati Uniti, Latina America. Eh, Sud America abbiamo sia l'Argentina che Cile e Perù, eh, poi dunque anche in Asia eh, con eh, la Cina, l'India, eh, la Thailandia che sono comunque paesi che si stanno allargando enormemente e eh, con delle grosse rivoluzioni sociali che si presume che sia un po' il futuro, un'espansione eh, maggiore di tutta quella che possiamo vedere altrove. Eh, per esempio un miliardo e mezzo quasi di persone dell'India produce la stessa quantità di vetro dell'Italia. Eh, con una frazione di popolazione, quindi ecco ci immaginiamo che ci sia anche questa possibilità di sviluppo. Certo. E l'India mi sembra sarà un paese, è già, ma sarà un paese di tua grande attenzione. È un paese di grande attenzione, ormai ecco, sono, sono già diversi anni che collaboriamo, quindi si stanno stringendo anche dei legami eh, interpersonali oltre che collaborativi. E abbiamo ricevuto in questa settimana una delegazione dall'India eh, ne riceveremo di nuove e senz'altro sì, sarà uno dei focus attenzionali da, da, de, monitorare. De, da monitorare per il futuro. Un grande team nella sfida globale, eh, un team coeso intorno a te Stefano? Assolutamente sì, ormai siamo quattro persone dedicate al, al commerciale, eh, la struttura fa parte di due persone di back office e ormai da otto anni abbiamo introdotto un export manager eh, che sta seguendo attentamente eh, alcuni paesi perché ecco vedevamo che nell'allargare questa maglia eh, commerciale eh, Avremmo avuto delle opportunità, però eh, diventava necessario seguirle con un'attenzione diversa e quindi eh, dal 2016 abbiamo introdotto eh, il signor Manuel Papi, un eh, export manager che si occupa prevalentemente di Turchia, eh, Sud America e Asia. Continua il nostro viaggio in Fonderie Valdelsane. Oggi è un giorno luminoso, un giorno di sole non a caso. Parle, parliamo di Fonderies for Future. Il futuro è solare, la grande svolta, l'investimento, l'ennesimo grande investimento di questa azienda del nostro territorio. Ne stiamo tracciando la storia tra passato, presente, ma sfide eh, di futuro. I nostri microfoni, ora l'amministratore delegato. Allora, oggi è un giorno importante, ma rappresenta un ulteriore passo in un. Percorso che non si è mai fermato. No, è un percorso che arriva da lontano sicuramente, e questo è un cambio di passo ulteriore perché costituisce sicuramente una delle mosse più importanti, un investimento importante, appunto, come stavi dicendo. E, ed è un, un punto di partenza sicuramente, anche perché le sfide future sappiamo quali sono: parliamo di decarbonizzazione, di riconversione, per cui è solo un primo passo. Abbiamo fatto una disamina, grazie al direttore commerciale, al presidente, anche degli scenari internazionali. Ormai voi siete un'azienda globale esportata in tutto il mondo e questi elementi, queste attenzioni al green, sicuramente rappresentano un ulteriore importante biglietto da visita. La qualità ovviamente dei vostri prodotti è indiscussa, è il mercato che lo dice. Assolutamente sì, il mercato ci riconosce quelle che sono le nostre peculiarità di qualità. In qualche modo ci sollecita anche questo tipo di interventi. Noi siamo collegati abbastanza a filo stretto, una filiera abbastanza corta con il mondo dell'alimentare, che è forse quello che sollecita un po' di più e che comunque rende più sensibili le masse, diciamo se così si può dire. E questo è un intervento che, però, eh, non è tanto stato fatto quanto derivante da una sollecitazione esterna, quanto da una spinta interna che ha avuto proprio la volontà. Un po' di anticipare anche questi movimenti che si stanno ora eh, installando, insomma, che, che stanno arrivando, parliamo di sostenibilità, ESG, e tutti i sistemi che poi porteranno sicuramente a un approccio diverso da quello che è l'ambiente, ma non solo. Le sfide di futuro a 360 gradi, che state delineando, quali sono i punti cardine? Ma le sfide grosse per il futuro sono appunto costituite dalla decarbonizzazione. Per quello che ci riguarda, essendo un'azienda un fortemente energivora e in questo momento consumatrice di gas, vedrà sicuramente su quell'aspetto qualche evoluzione. Si delineano fondamentalmente due strade: uno è l'approccio all'idrogeno, quando questa tecnologia sarà matura, l'altra sarà l'elettrificazione di certe fasi che al momento invece si svolgono. Con altri sistemi. Dottore, la tappa di oggi rappresenta una pietra importante nel percorso di economia circolare, che in tanti aspetti voi declinate qui dentro l'azienda e che, su cui volete ulteriormente crescere. Assolutamente sì, è già in moto, è già partito un progetto che prevede un'economia circolare di filiera corta, come la chiamiamo noi, e cioè un recupero diretto di quelli che sono gli stampi in vetreria, il nostro prodotto, il core business, e per eh, il riutilizzo del materiale di cui sono composti, in modo da riprodurre nuovi stampi da rimettere sul mercato. Quindi una filiera molto corta, molto a contatto diretto fra noi che produciamo questi elementi e chi poi li utilizza per la propria produzione. È una circolarità da vedere un po' come quella dell'energia, ce la produciamo e ce la consumiamo, quindi è un passo ulteriore in questa direzione.